Buongiorno. Allora, tra un colpo di tosse e l'altro, vediamo di andare a spiegare quali sono le tendenze dell'arte del secondo dopoguerra. Allora, innanzitutto le nuove tendenze arrivano dall'America. L'America, soprattutto New York, diventa, diciamo, la capitale dell'arte. E questo perché è capitale dal punto di vista, diciamo, economico, politico, la sua influenza economica, politica e quindi a questo punto anche sociale e culturale su tutto il mondo un po'. Ok, l'arte in questo momento, tra l'altro bisogna pensare anche un altro fatto, dal punto di vista culturale c'era stata tutta una fuga degli artisti durante la Seconda Guerra Mondiale e prima anche, e quindi erano arrivati a New York i grandi artisti delle avanguardie europee che hanno portato quindi, diciamo, l'innovazione, fatto conoscere le avanguardie europee a New York. Quindi se pensiamo per esempio, non so, a Léger appunto che ha portato il suo cubismo, Duchamp che era formato nel futurismo e poi ha portato Dada, cioè ha contribuito a Dada, poi abbiamo Mondrian, quindi il suo astrattismo geometrico del distill, poi abbiamo, non so, Miró, Ernest, quindi soprattutto i surrealisti, che quindi arrivano e portano questa ondata di novità. Inoltre ci sono dei grandi collezionisti, Salomon Guggenheim e la nipote Peggy, che tra l'altro manterrà proprio, non solo lei avrà questa galleria d'arte, dove soprattutto a surrealisti, artisti surrealisti, ma aiuterà, si farà aiutare da Duchamp per aumentare l'acquisto della sua collezione e finanzierà personalmente, dando una sorta di rendita, l'artista che poi studieremo oggi, cioè Jackson Pollock. Lui era proprio un disastrato, un artista maledetto e lei gli darà proprio una vera e propria rendita per consentirgli di sopravvivere, una rendita mensile, al di là di quello che lui produceva. Quindi vedete che cambiano i committenti, non c'è più il vero e proprio committente, i committenti sono i musei stessi, i centri espositivi, le gallerie e i grandi collezionisti americani. Quindi la scena, diciamo, si svolge soprattutto a New York. Poi queste tendenze dall'America andranno a portarsi anche in Europa. D'accordo, allora io direi di parlare oggi intanto della prima di queste tendenze, però ho fatto uno schemino, per quello sono tutta storta nell'inquadratura perché c'è lo schemino. Ecco qua, lo schemino. Allora, nello schemino ho scritto un pochino le tendenze americane dopo la Seconda Guerra Mondiale. No, innanzitutto pensiamo che nella Seconda Guerra Mondiale, cioè, è stata una tragedia a livello internazionale, totalitarismi, stragi, la Shoah, cioè di tutto. Quindi la storia ha dimostrato che non esiste un flusso positivo negli eventi e di conseguenza perdono valore dei modelli prestabiliti anche in arte e il ritorno all'ordine allora viene bocciato evidentemente e con esso anche una figurazione, una rappresentazione realistica perde di significato. D'altra parte anche l'astrattismo idealistico, cioè l'astrattismo che aveva un idealismo tipo pensate al suprematismo di Malevich che doveva esaltare attraverso la ragione, esaltare la mente umana, quindi si tendeva a un miglioramento, diciamo, no? Nella fruizione dell'opera, nella realizzazione dell'opera. Oppure pensate anche all'astrattismo di Mondrian e ai suoi legami con la teofisia, quindi con l'elevazione dello spirito. Quindi tutti questi valori perdono lo stesso di importanza, di significato, perché questo idealismo non ha più senso, diciamo, in arte, visto che si è dimostrato appunto che non si tende a migliorare. Ok, a questo punto l'unica cosa che rimane valida è un informale, che non si tratta né di astrattismo né di figurativo. L'informale va a devastare un po', diciamo, a deteriorare, a distruggere tutte e due, diciamo, i tipi di figurazioni e quindi lo chiamiamo proprio informale, neanche astrattismo, informale legato a una figura, a un'espressione individuale, cioè l'artista rappresenta qualcosa di individuale, di personale, la sua esperienza, stop, senza andare a fare tanti proclami perché si è visto che portano a poco. E quindi questa prima, diciamo, tendenza la vediamo riassunta nell'espressionismo astratto americano, e poi nell'informale, soprattutto europeo. Va bene, in America poi c'è tanto, ci sono vari artisti, insomma, ora vediamo.
D'accordo, questa è la prima, diciamo, tendenza. La seconda tendenza invece va ad approfondire tematiche razionaliste che sono state presentate nella prima metà del Novecento, quindi soprattutto quelle legate a un astrattismo geometrico, però. E quindi da questo si genera l'arte cinetica, che comunque per esempio l'arte cinetica è stata suggerita, abbiamo visto già da Duchamp, per esempio, con la ruota di bicicletta. L'arte optical, che sicuramente risente invece dell'astrattismo più geometrico, e soprattutto dalla razionalità, all'esaltazione del numero, del Bauhaus e di tutta quella scuola, e poi l'arte programmata. D'accordo, questa è un po' la tendenza, la seconda tendenza. La terza tendenza, invece, abbiamo il rapporto che si va ad analizzare un po' il rapporto tra l'arte e i media. Quindi tra le grandi masse di persone si comincia a pensare a un'arte di massa proprio, d'accordo, per l'aumento demografico molto forte degli anni 50, 60. Quindi abbiamo quest'arte che va poi a indagare il legame che esiste tra una cultura alta e una cultura bassa, quindi dedicata un po' a tutti, d'accordo? E questo tipo di tendenza la vedremo nel New Realism, nel New Dada. E poi anche soprattutto nella pop art. D'accordo? Allora io direi di spostarci, ecco, e di andare adesso ad analizzare insieme la prima parte, e cioè l'espressionismo astratto americano. Ok, allora innanzitutto bisogna capire questo, e cioè che questo fatto che si sia appunto che perdano di valore, diciamo, tutti i valori europei non sono più validi, di nuovo si esalta il caso, un po' sulla scia di Dada, no? Che d'altronde abbiamo visto a New York aveva dato grande espressione. Quindi si esalta il caso, più che altro l'insensatezza, come uniche possibilità, d'accordo, attraverso l'informale, di dare la possibilità all'artista di avere un'espressione personale, un'espressione personale. L'arte viene proprio vissuta come esperienza personale dell'artista. D'accordo. Andiamo a vedere, io direi, l'esponente più importante dell'espressionismo astratto, che è Jackson Pollock. Allora, prima di tutto bisogna dire che l'espressionismo astratto è stato descritto soprattutto da un critico d'arte che si chiama Greenberg, che fa tre fasi, diciamo, cioè ci fa capire tre, scusate, fasi, tre caratteristiche fondamentali. Allora, prima di tutto le grandissime dimensioni, che un pochino sono ereditate dai muralisti, i muralisti che non erano solo muralisti messicani dell'America Latina, cioè come Diego Rivera, ma c'erano muralisti anche nel resto dell'America. Quindi ci si era abituati a queste grandi rappresentazioni in grande scala, molto monumentali, e questo un pochino accomuna tutti, diciamo, tutti gli autori di questo periodo e di questa tendenza. Poi un'altra cosa è la piattezza della superficie. La superficie viene intesa piatta, nel senso che non c'è una ricerca della prospettiva e della profondità. Viene intesa piatta anche nel senso che il colore di solito non fuoriesce con bioccoli o spessore, diciamo, ma è un colore tipo tintura fluida, piuttosto liquido, piuttosto inconsistente, diciamo, dal punto di vista materico, e quindi tende a un appiattimento, va bene? L'ultima caratteristica è che l'importanza il gesto dell'artista è fondamentale. Io qui vorrei fare una riflessione sul fatto che secondo me questa importanza del gesto all'interno dell'espressionismo astratto, che è veramente la caratteristica fondamentale, un pochino, secondo me, è debitore anche di certi ragionamenti che ci aveva spinto a fare Duchamp, Merleau, cioè Dada, con i ready-made. Cioè, di fatto, l'oggetto Dada diventava arte perché lo decideva l'artista, quindi era il pensiero, la scelta dell'artista che lo trasformava in oggetto d'arte. In questo caso, l'arte invece è proprio la creazione del gesto artistico, quindi diventa di nuovo importante l'esecuzione dell'opera d'arte, però insomma, l'artista, diciamo, è veramente fondamentale rispetto all'oggetto artistico. Ora non so se il ragionamento è chiaro, ma diciamo che se uno pensa alle opere tradizionali, d'accordo, alle opere rinascimentali, per esempio,
È fondamentale, diciamo, l'oggetto, l'opera in sé ha un valore intrinseco dovuto a una certa qualità esecutiva, tecnica, eccetera. In questo caso, invece, l'artista è preponderante forse rispetto quasi all'opera. Il suo gesto, la sua scelta ready-made Dada era la scelta addirittura dell'artista, in questo caso è il gesto dell'artista. Comunque l'artista diventa fondamentale, protagonista quasi rispetto al prodotto finito. Quindi l'esecuzione dell'artista, ad esempio, diventa fondamentale e deve essere facilmente leggibile nel prodotto finito. Mentre, anzi, addirittura le opere tradizionali non si vedono neanche le pennellate, le sfumature sono perfette, cioè alla fine è il prodotto finito che un fruitore doveva osservare, no, e gustare, ma non si capiva come si era arrivati alla realizzazione. Invece qui l'artista, essendo protagonista, anche la sua esecuzione è protagonista e quindi deve essere perfettamente leggibile. Ok? Allora, quindi l'arte è gestuale, questo è fondamentale. Infatti viene chiamata quella di Jackson Pollock action painting, cioè proprio la pittura dell'azione, capito? L'azione pittorica, d'accordo? L'azione del dipingere. È questo alla fine, cioè non è solo il prodotto finale, ma è quello che è come viene realizzato, come se alla fine venisse tutto raccontato l'iter e quindi noi vediamo perfettamente varie cose, vengono lasciati tutti come degli indizi, no? E si devono leggere bene quindi i gesti. I tempi anche di realizzazione e i mezzi con cui è stato realizzato l'opera. Va bene, allora, in generale, parlando di Pollock, innanzitutto bisogna dire che lui è un artista ribelle, un uomo molto inquieto, un alcolizzato, gravemente alcolizzato. Abbiamo detto che è vissuto sempre con difficoltà economiche e aiutato da Peggy Guggenheim. Muore giovanissimo. Andando contro un albero con un'automobile, quindi un incidente terribile, e quindi nasce un po' questo mito del primo artista maledetto americano. Lui è stato anche estremamente esaltato dai media durante la sua vita perché questo personaggio così gli hanno dedicato anche interviste sulle riviste. Viene proprio esaltato questo personaggio così diciamo incontrollato, capito? Il genio. D'accordo, di quindi è diventato un po' un mito proprio, anche in vita e soprattutto con questa morte sregolata, quindi fantastico, diciamo. Ok, vediamo un pochino come si forma. Lui si forma da un artista, cioè lui studia da un artista del regionalismo addirittura, vi ricordate il realismo americano? C'era anche il regionalismo, cioè legato proprio alle tradizioni. E lui disse proprio: io in realtà in questa formazione che ho avuto ho imparato solo cose a cui mi volevo ribellare, cioè mi volevo allontanare, d'accordo? E l'artista sarebbe Benton, poveraccio, cioè non è che gli avesse insegnato, però gli ha insegnato una tecnica regionalista, eccetera, precisa, il precisionismo. Lui proprio queste cose voleva starne lontano. Invece, quali sono le influenze? Andiamo a vedere di Pollock. Allora, innanzitutto da giovane lui, cioè all'inizio, comincia a studiare i disegni di Michelangelo. Michelangelo, pensate, con queste muscolature forti, con questi muscoli guizzanti, energici. Pollock ha una grande energia espressiva. E voi capite, studiare tutti questi disegni che pian pianino lui elaborava, creando sempre, esaltando sempre di più le curve dei corpi michelangeleschi. E quindi questi gesti, questi segni, d'accordo, che si rigirano su se stessi, questi quasi arabeschi lineari, hanno influenzato sicuramente il gusto di Pollock. Poi un'altra cosa importante è la psicanalisi di Jung, che Jung è una specie di, cioè è stato un allievo ribelle, diciamo, di Freud. E Jung pensa che nella massa delle persone, nell'umanità, esistano dei, diciamo, ci sia una sorta di inconscio condiviso dove esistono dei simboli e degli archetipi che ritornino sempre. E anche questo influenzerà tantissimo le scelte di Pollock, ma lo scopriremo nel prossimo video dove vedremo anche le sue opere.